Buongiorno e bentornati in un nuovo vlog, anche se come sempre sbaglio e non mi metto per di qua, ma comunque non so quale è meglio delle due opzioni perché mi sono svegliata da poco, quindi ho la faccia ancora un po' gonfia da sonno, però a parte questo, oggi mi sono svegliata prima del solito perché di solito io la sveglia, se non ho niente da fare non la metto, però oggi avevo qualcosa da fare e in più dovevo svegliarmi presto perché oggi sono, anzi è uscita la quinta stagione di Orange is the New Black su Netflix, che tra l'altro, piccola parentesi, alcune di voi a volte mi chiedono se Netflix è a pagamento o no. Sì, è a pagamento, bisogna fare una sorta di abbonamento, vi scala i soldi automaticamente di mese in mese. Comunque, a parte questo, volevo appunto cominciare a vedere la quinta stagione. Non so se hanno messo tutto le puntate della quinta o ne hanno messe soltanto alcune perché devo ancora vedere, sto operando in questo momento ecco con voi. Dovete sapere che io Orange l'ho vista, praticamente ho visto 4 stagioni tutte insieme la scorsa estate. Mi è piaciuta da morire perché c'è una serie che fa sbellicare, contiene un sacco di realtà, quindi è bellissima. Adesso io naturalmente non faccio spoiler e nulla, vi faccio semplicemente vedere. Dovrebbero essere tutte, queste si possono vedere tutte, sono 13 e io volevo vedermi la prima puntata, tanto la metto, non vi faccio vedere nulla, tranquille, però intanto la faccio partire perché nel mentre così mi trucco. Oddio, che cos'è? Ah, il riassunto della quarta. Aspettate che non voglio farvelo vedere, magari c'è qualcuno che deve ancora iniziare a vederlo. Comunque appunto mi devo truccare perché oggi devo andare a iniziare a colorare il tatuaggio, quindi più o meno 2 orette devo stare in metro, poi arrivare a Colli Albani dove c'è la tatuatrice e tutto. Altro piccolo appunto, non so se avete notato che ho cambiato il septum perché ieri mi è arrivato l'ordine di Crazy Factory, ecco non lo metto a fuoco, tra cui c'era anche questo piercing che è rose gold, tra l'altro non è argento, però ho sbagliato misura, l'ho preso di un diametro troppo largo, vedete che è più lungo rispetto a quello che avevo prima, però non mi va di ricambiarlo, quindi lascio questo. E ieri ho fatto un altro ordine su Crazy Factory, così speriamo arrivi la misura giusta, perché tra qualche giorno inizio gli esami di maturità e non vorrei andarci con questo piercing così, cioè mi sembra troppo, capito? Non lo so, troppo evidente, quindi ci sto lavorando. Lì c'è Gwenda, come sempre. Gwendy, ciao mamma. Nulla, quindi mi trucco, guardo la prima puntata, poi non vi dico niente, promesso, però vi faccio vedere il trucco e tanto sarà semplicissimo perché col fatto che devo andare fuori, fa caldo e tutto, cioè è davvero un trucco basico, basico, basico. Allora, appena ho finito di truccarmi, ci ho messo più del previsto in realtà, ma nel mentre stavo guardando la puntata, mi sono truccata in questo modo, senza fondotinta, ho messo soltanto il correttore sulle occhiaie. Adesso c'è un sacco di luce, quindi non so quanto si potrà vedere. Però ho messo il correttore, poi ho messo l'illuminante, un po' di blush. Come rossetto ho messo Bye Bye Birdie di Nabla. Sono questi rossettini qua, non ricordo come si chiamano. Diva Crime forse? Questi qua. Cioè mi piace tantissimo. Come matita di contorno ho utilizzato Marmotta di Neve Cosmetics. Poi ho messo il mascara. E ho messo un ombretto marroncino nella piega. E poi qui all'inizio ho messo quel bellissimo colore scintillante, che è di una palettina di queste qua di Mulac, la Daily Mood. È uno dei colori più chiari. E sopracciglia. Poi ho sfumato un po' l'ombretto marrone anche qua sotto e il mascara. Quindi questo è il trucco di oggi. Dopodiché vado in metro. Vi dico subito che lo spezzone dopo lo registrerò col telefono perché non mi va di portare la macchinetta in metro. Sinceramente no, non ne ho voglia. Pesa, ho paura e poi insomma cose varie. Quindi preferisco insomma portare il telefono che tanto lo porto e filmare con quella. Allora, spero mi sentiate bene. Comunque io sono quasi arrivata. Sto praticamente vicino allo studio. Adesso trovo un posto dove mangiare e dopodiché si inizia. Allora, mi sono seduta qui su una panchina. Eccoci qua. A mangiare la pizza. Naturalmente ne ho presa troppa, quindi questa l'avanzo e questo è tutto quello che non mangio perché la pizza, dovete sapere, da quando mi sono operata. E tra l'altro, visto che ho ricevuto un sacco di richieste perché mangio così poco, cose così, eccetera, vi rimando al video. Quindi dicevo, ormai della pizza mangio soltanto la parte sopra, il condimento, tutta la parte base della pasta la lascio, come potete vedere.
quindi sto facendo un mezzo casino, tutte le mani sporche, mi sono dimenticata il fazzoletto, ma dettagli. Quindi sto qui seduta su una panchina, mi sono finita di guardare la puntata che prima avevo lasciato, la seconda puntata di Orange is New Black. La sto guardando adesso dal telefono. Nulla, visto che tra poco ho l'appuntamento con la tatuatrice, che già sono passata a salutare, finisco, cerco di finire questo pezzo di pizza, mi pulisco le mani e poi andiamo. Ma sapete cosa non vi ho detto? Qui c'è questo palazzo dove ci si mettono tutti i piccioni là sopra. Prima ho sentito un botto e un piccione mi ha fatto una mezza cacatina o qualcosa. Meno male non sulla pizza. Però che schifo lo stesso, vabbè. Che si deve fare? Allora, sto tornando alla metro, a casa vi faccio vedere tutto perché adesso è tutto insanguinato come avete visto. Adesso vado a far merendina e vado a casa. Disastro, guardate, mi sono macchiata tutta la scarpa col sangue e i colori che mi sono colati. Adesso speriamo che si smacchi. Intanto se qualcuno ha qualche consiglio lo scrive qua sotto. Adesso andrò in giro in ciabatte. No raga, che brutto. Poi queste scarpe non si trovano più in giro, quindi cioè le avevo comprate, mi sembra su eBay un botto di tempo fa, e cioè adesso non le fanno più mi sa, quindi oddio sono disperata. Cioè proprio oggi le scarpe bianche mai messe, capito? La sfiga infinita che ho solo e soltanto io. Wow. Ah, infatti sì. Ah, grazie. Belle poi fashion. Stiamo aspettando Giorgia che esce dalla palestra. Ci siamo ritrovate qui a far la spesa. Io sto comprando un po' di cose per me. Guardate tutte piccole confezioni. Sushi per stasera, biscotti. E questi vabbè sono tipo dei tortellini. Sono 17 tortellini, è l'unica cosa che riesco a mangiare. Qui c'è Giorgia, mia madre, e sto in ciabatte. Sì. Naturalmente tutto questo perché ho la scarpa macchiata. Comunque non riesco a camminare perché ho il piede gonfio, me l'ha detto la mia tatuatrice però. Io ero tipo, vabbè no, ma magari non succederà. Invece mi sa che sta succedendo. Cioè ogni volta che mi fermo e ricomincio a camminare mi fa un male che vedo le stelle. Comunque adesso prendiamo i gelati e ce ne andiamo. Ciao piccola zucchina. Ciao piccola zucchina. Ecco, mo comincia. Ciao amore. Siamo appena tornate. Io ho la gamba ancora tutta incelofanata. Vedete, oggi siamo riuscite a colare soltanto questa perché lei ha fatto un po' di ritardo. Poi aveva una ragazza dopo. Poi questa qui davanti che è la rosa di Bella. Andiamo a lavare il tatuaggio e vi do anche dei piccoli consigli. Vi dico come faccio io. Sapete che ormai sono arrivata sicuramente a quota 30 tatuaggi. Sì, intanto mi sono... non fate caso ai capelli, li ho legati col mollettone perché mi stava scoppiando la testa. Comunque, allora, vi dico subito. Io... all'inizio avevo comprato un sapone apposta per i tatuaggi, però non serve, cioè proprio quando ho fatto i primi tatuaggi, quindi no, ancora non ero, non esperta, però sai, pratica. E invece adesso utilizzo semplicemente il sapone intimo, meno aggressivo possibile. Comunque un sapone neutro, delicato, tranquillo, quindi se comprate quelli intimi vanno bene tutti. Poi io per asciugarlo, naturalmente vi consiglio un asciugamanino a parte. Non prendete un asciugamano con cui pulite il viso, vi lavate le mani, eccetera. Prendete uno a parte. Io utilizzo sempre questo, che in realtà è uno straccetto della Vileda. Uso sempre questo perché non lascia peli, non lascia pelucchi. Infatti se volete comprarlo andate tipo da questo sapone, sai, questi posti così casalinghi per le cose per la casa. E vi comprate un pannetto, non so come si chiama, però comunque quello che è tipo per pulire i vetri, sai, che non lascia i peli. Poi nulla, lo lavo. Io, allora, se avete fatto un tatuaggio fresco, vi consiglio di lavarlo due volte al giorno per la prima settimana e per la settimana dopo anche una volta basta. E la crema però va messa quattro volte al giorno. Comunque, in generale, quando sentite il tatuaggio secco, perché dovete sapere che il tatuaggio va sempre sempre tenuto idratato, finché poi non vi guarisce. C'è chi fa le croste, c'è chi non le fa. Solitamente quando fate un tatuaggio a colori è più probabile che vi faccia croste. Ad esempio per il mio tipo di pelle le fa sempre, quindi ormai so come guarisce. Altrimenti insomma poi vi regolate voi. E adesso
adesso vi faccio vedere come lo lavo. Sarà che mi fa malissimo, non riesco neanche a appoggiare la gamba. E lei me l'ha detto perché facendolo nella zona caviglia il gonfiore scende sulla caviglia e vi si gonfia, non riuscite a camminare. Ogni volta che l'appoggio mi sento tipo un formicolio, mi dà fastidissimo. Allora, io adesso che ho fatto il tatuaggio sulla gamba lo lavo sempre nella doccia. Se avete la vasca meglio, insomma, io ho la vasca, quindi faccio così. Ce lo metto così, punk. Vabbè, adesso scarto. Lì c'è tutto il sanguetto bruttissimo. Adesso vi faccio vedere, non so se si nota quanto è gonfio. Forse no, aspettate, togliamo la pellicola prima. La pelle respira. La togliete un'oretta dopo aver fatto il tatuaggio. Io penso sia passato anche di più. Allora, io penso si possa notare quanto è gonfia la caviglia. Cioè, la mia caviglia generalmente non è così gonfia. Allora, acqua. Ah, non vi ho detto l'acqua. L'acqua non deve essere troppo calda, perché sennò vi dà fastidio, vi brucia e vi fa ancora più male. Quindi no. E acqua tiepida, a temperatura ambiente. Io la lascio scorrere un pochino. Poi con la mano faccio così, perché col getto della doccia è poco consigliato. Poi ecco, dipende se vi sei gonfiato tanto, poco. Comunque in generale io vi faccio vedere proprio come le faccio di solito. Allora, dopo che l'acqua è tiepidina, se è anche un po' fredda vi dà un po' di sollievo, ce l'andate a passare. Io tipo adesso lo sto lavando per la prima volta, quindi passo l'acqua così, senza il tocco. Prendo il sapone abbastanza e comincio. Ah, ah raga, che dolore. A me fa più male il dopo che non mentre me lo sto facendo. È una cosa impressionante. Non so se sono l'unica, ma col fatto con la pelle chiara, delicata, mi si gonfia e mi fa male tipo per 5 giorni dopo. Quindi sì. Allora, poi passo il sapone su tutta la gamba, perché quei colori sono arrivati anche qui. Dopo averlo spellicolato, massaggiate bene, pulite tutto il colore che è uscito, eccetera. Poi un'altra cosa che vi consiglio, solo, e dico solo se fate i tatuaggi a colori, quindi se fate quelli in bianco e nero, no. Cioè dipende, se sono grandi magari, ma in generale più che altro i colori, perché tendono a spurgare l'eccesso nei giorni successivi. Io vi consiglierei di impellicolarlo la prima notte, soltanto la prima, perché poi se no altrimenti non respira, non vi guarirà mai. Io la prima notte tendo sempre a impellicolarli, soprattutto, cioè soprattutto solo quando faccio i colori, perché altrimenti vi macchia tutta la coperta, eccetera. Ma naturalmente tutte queste cose che vi sto dicendo prendetele sempre come mie consigli, mie impressioni. Non faccio la tatuatrice, non è il mio mestiere, è soltanto per consigliarvi. Visto che mi arrivano un sacco di domande, allora rispondo qui, così faccio prima. Allora, adesso asciugo col pannetto. Allora, spero si veda, ma non ne sono certa. Questo è... naturalmente adesso è tutto rosso e infiammato, quindi cioè, non si vedono bene i colori. Si vede davvero tutto rosso. Questa è la sirenetta che abbiamo colorato. E poi abbiamo colorato questa, che è la rosa della Bella e la Bestia. Però anche qui c'è ancora tutta una zona sanguinosa. Ecco, poi non riesco a mettere a fuoco. Comunque adesso vado a mettere la crema. Ah, vedi, una cosa non vi ho detto, la crema. Ah, che dolore. Il primo passo è doloroso. Allora, la crema io utilizzo o quella della Tatulicious, che però ultimamente mi è finita. Però ne ho tenuto un barattoletto, giusto appunto per questa fase colori, perché queste creme già preformate per i tatuaggi contengono delle cose che lo fanno anche sgonfiare, insomma sono migliori. Però in generale diciamo che la maggior parte delle volte uso il classico Bepanthenol. Questo qui io l'ho comprato acqua e sapone, si trova anche in farmacia, ho pagato 9 euro, quindi alterno un po' queste cose. Adesso mi metto al computer, perché mi devo un attimo mettere con la gamba alzata, altrimenti mi si gonfia ancora più del normale. Poi un consiglio che vi do, l'ultimo, per quanto riguarda i tatuaggi: quando lo lavate, soprattutto la prima settimana che è ancora un po' fresco, vi consiglio dopo averlo lavato di non metterci subito la crema, ma lasciarlo tipo 5 minuti senza, così si secca un pochino, guarisce più in fretta. Sempre opinione personali, bisogna sempre sottolinearlo qua su YouTube, perché sennò succede un infinito casino. Oh mio Dio, perdono, mi sono dimenticata di riprendervi la cena, il sushi, comunque l'avete visto prima. Volevo sentire su YouTube la nuova canzone di Rochelle, che si chiama Body Adi. Sì, anche lei è tatuata, l'ha scritta qua sul collo, quindi devo sentirla sta canzone.
Io adoro Rochelle. Adesso l'ascolto, poi vi dirò le mie impressioni. Mentre sto finendo ancora la terza puntata di Orange, così oggi ne ho guardate tre. Poi sto rispondendo ancora ai vostri messaggi su Direct qua. Me ne mandate sempre tantissimi e ogni giorno cerco di rispondere. Quindi lo faccio, diciamo, faccio un po' le cose in sincro. Mi devo ancora struccare. In realtà mi sono struccata la faccia parzialmente, ma devo struccarmi gli occhi e le sopracciglia. Oggi non voglio struccarmi le sopracciglia perché mi sono venute benissimo. Le ho fatte col gel e poi le ho ripassate sotto con il correttore. Mi piacciono tantissimo come sono venute. Allora, considerazioni della canzone. Mi piace tantissimo lo stile, il ritmo e naturalmente la sua voce. Non so, mi è sempre piaciuta Rochelle. Non mentre Rex Factor, non so se è stata un'impressione solo mia, ma la trovo un po' antipatica, non lo so. Così a pelle, senza che avesse fatto nulla di che. E invece adesso mi piace e poi la seguo tipo su Instagram ovunque, quindi sapevo che usciva oggi il 9. Nulla, quindi mi piace, mi piace, mi piace. Soprattutto amo i capelli che ha all'inizio del video, le trecce lunghe, sono fighissime. Ah, detto questo, adesso finito di sentire la canzone, possiamo tornare al mitico Orange. Tra l'altro, se seguite questa serie, scrivetemi sotto nei commenti chi è la vostra preferita. Io nel prossimo vlog vi dirò chi è la mia, facciamo così. E poi vi faccio vedere l'aggiornamento delle scarpe, perché vi avevo chiesto dei consigli sull'Instagram Stories. Mi avete risposto in tantissimi anche lì, quindi ho seguito praticamente tutti i consigli, li ho messi in atto insieme. Vedremo, mia madre ha detto che ha funzionato. Se avete già commentato va bene, altrimenti se stavate cercando qualcosa da commentare qua sotto, perché prima avevo chiesto il consiglio, stesso consiglio per smacchiare la scarpa, lasciate perdere, perché tanto insomma tempo che pubblico il video avrò già sistemato. Comunque vi ringrazio lo stesso, perché sono sicura che tantissime persone risponderanno, quindi vi ringrazio già da ora. So che non si vedrà nulla, ma devo essere sincera, si è pulita da Dio, ma meno male anche dentro. Nulla, quindi io direi che missione riuscita. E adesso ogni evenienza mi faccio dire da mia madre, visto che magari, che ne so, succede anche a voi. Com'è che hai fatto alla fine col bicarbonato e il limone? L'hai messa a mollo? Ah, ok, quindi col sapone di Marsiglia mi sa che l'ha sfregato. Però pure col bicarbonato l'avevi messa a mollo, eh. Ok, quindi questo, eh. Wendy, adesso rientriamo, amore. Ah, vi faccio vedere i topini anche. Allora, io la sera li tengo qui chiusi in bagno, naturalmente finestra aperta. Adesso hanno appena mangiato, quindi c'hanno le ciotoline. Klaus, ti fai vedere? Vediamo se... speriamo non scappa. No, ecco. Quella è diventata il loro nascondiglio ormai. Si mettono sopra la casetta. Qui c'è la loro paglietta. Sì, non fate caso che c'è tutto il fondo pieno di paglia, che devo cambiarli. Allora, togliamo le ciotoline, che vanno lavate, naturalmente. Ok. Elijah? Ciao. Ciao, Elijah. Fai vedere quanto sei cresciuto. Sei una pallona di ciccia, tu. Eccolo, ecco, non è scappato. Avevamo Klaus, ma si è messo nella casetta. Ecco, anche lui. Non c'entrate più, siete due ciccioni. Vabbè, lasciamoli perdere. Comunque, per tutti quelli che hanno seguito la vicenda dall'inizio, sono migliorati tantissimo, perché all'inizio scappavano ovunque, invece adesso è molto molto meglio. Cresciuti, stanno benissimo e tutto quanto. Se vi siete persi i vlog iniziali, li trovate sul canale, o comunque se riesco li metto nella scheda info. Spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere. Io vi mando un bacione e se vi è piaciuto e non siete iscritti, iscrivetevi e mettete un bel pollicino in su.